Allora, eccomi qua in questa posizione comodissima, ma del resto ho pensato, o vedete Star Lily di cui vi voglio parlare, o vedete la mia faccia. Siccome la mia faccia la conoscete, tra un po' la mia faccia sparirà, io vi parlerò solo di Star Lily. Non riuscivo a trovare un'inquadratura che tenesse entrambe. Allora, io vi dico che questo è il regalo dell'anno. Mi dispiace tantissimo che a Livia sia stata regalata prima di Natale, perché sennò questo sarebbe stato il regalo di Natale perfetto. Allora, vedete quanto è bella? Guardate, scusate, ma chi ha disegnato Star Lily è un genio. Ha degli occhi fantastici che solo a guardarla, Livia quando l'ha vista ha iniziato a dire: "Cara, che amore!" È vero che è dolcissima. Allora, Star Lily è il nuovo, diciamo, gioco interattivo di Hasbro, della Funreal Friends, quindi della serie appunto di animali praticamente che sembrano reali, e anche se in casa nostra non mancano neanche i reali, abbiamo cani, gatti, ci mancava il cavallo. Adesso abbiamo anche il cavallo, è veramente fantastica. Allora, come arriva Star Lily? In una scatola gigante che sotto l'albero ci sta benissimo, quindi farete un figurone. Non ha le pile, ecco, ricordatevi le pile, perché noi per fortuna le avevamo in casa. Sono queste pile qua, ve le faccio vedere che così le comprate subito e le mettete nella scatola. Ecco qua, le C praticamente, quelle mi pare che siano le torce piccoline. Le mettete sul pancino dove c'è anche, vedete che begli zoccoletti che ha. Ci sono c'è il tasto, c'è le pile e c'è il tasto on-off. Adesso l'accendiamo che ve la faccio vedere. Allora, Star Lily è dotata di tantissimi sensori su tutto il corpo. Ogni punto che voi toccherete darà, diciamo, darà un impulso a Star Lily che si muoverà. Eccola qua. Buongiorno. Più giocherete con Star Lily e più Star Lily metterà suoni nuovi e farà qualcosa di nuovo. Vedete che bell'unicorno che si illumina? Ha fatto tipo le fusa. È contenta perché la sto toccando. E ogni colore sull'unicorno corrisponde qualcosa. Adesso è verde. Perché è verde? È passato il verde, non so se l'avete visto prima. Sarete forniti nella scatola della fragola. Quando l'unicorno è verde, Star Lily ha fame. Allora glielo date qua. Ecco, vedete che sta mangiando. Che buono! È un gioco fantastico. Livia lo adora. Ci passa veramente le ore, cioè da quando ce l'ha, noi ce l'abbiamo su mobile per evitare che i gatti rovinino Star Lily, e che il cane mangi le ali. Ecco, le ali sono molto delicate. Vedete che belle che sono. Però proprio perché si muovono, quindi sono motorizzate, vedete che si muovono le ali, dovete stare attenti che non vengano rovinate. Quindi ecco, è l'unica cosa, diciamo, proprio veramente delicata di Star Lily. Per il resto lo trovo un gioco molto solido. È morbidissima e i bambini si divertono tantissimo, in realtà anche Claudio, perché comunque ci gioca insieme a sua sorella. È dotata di questi capelli molto molto lunghi. Sentite che bei suoni che mette, io la lascio accesa apposta che così potete vedere quello che fa. E Livia si diverte a fare le treccine, le codine, a mettere i fermaglietti, cosa che piacciono in realtà a tutti i bambini. Ma la cosa eccezionale di Star Lily è l'app. Allora, l'app è questa qui, adesso ve la faccio vedere sull'iPad. Eccola qua, voi dovete scaricarla. Non so se si vede, Funreal Friends. Eccola qua, quella lì in fondo. Scusate la foto dei miei figli di sfondo. Allora, appena si apre, uscirà la schermata. Cerca Star Lily, gioca con Star Lily o senza, perché si può giocare anche senza. Noi chiaramente giochiamo con. Allora, Star Lily deve essere messa in posizione di modo che l'iPad la veda. Quindi adesso io mi metto così. Eccolo qua, gioca con Star Lily. Ti avverte che serve Star Lily per continuare. Ok. A questo punto la cerca. Ecco, vedete che appena ho premuto il tasto cerca l'ha trovata. A questo punto si apre lo schermo di gioco. Lo schermo di gioco è altamente interattivo. C'è una foresta. Questo è il disegno della foresta. Io ci ho già giocato, quindi alcune cose sono già, diciamo, sbloccate. Sì, ci ho già giocato io, ci hanno giocato anche i bambini, ci giochiamo tutti in realtà perché è molto carino. E voi potete scegliere varie cose da fare. Allora, c'è il frutteto degli zuccherini. Adesso ve lo faccio vedere perché è amorevole, dove si dà da mangiare a Star Lily.
Le cascate arcobaleno dove Starlily viene lavata, le caverne di cristallo dove si canta e Starlily canta, e l'albero dei desideri, che sostanzialmente è l'albero dove vanno a mettersi tutte le cose che si vincono facendo i vari schermi. Starlily su Starlily qui appare un fumetto. Adesso era appena apparso mentre vi parlavo quello della delle cascate. Ed è come se lei vi desse il suggerimento di andare alle cascate. Allora, proviamo ad andare alle cascate. Lei continua a parlare, a mettere suoni, versi, non so se sentite. Eccolo qua, siamo arrivati alle cascate. È molto intuitivo, quindi anche Livia, che ha comunque 4 anni, riesce a giocare benissimo. Qui compare un ditino. Adesso vediamo se riesco a spostare la telecamera, ve lo faccio vedere meglio. Perché vorrei farvi vedere. Ecco, così si vede bene. Ecco. Se voi fate così, spruzzate l'acqua verso Starlily. Vedete che in alto si colora. Questo punto qua, ecco, e dice magia pronta. Tocchiamo il corno, eccolo. E lo schermo è diventato tutto di fiori gialli. Io potrei andare avanti ora, ve lo dico, perché a me piace un sacco giocare con Starlily. Praticamente in questo momento io è come se le stessi lavando, le stessi dando l'acqua. Aumenta, 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 aumenta la potenza, la vedete indicata qua, di quello che sto conquistando. Ecco, magia pronta, tocchiamo l'unicorno. E adesso diventano tutti arancioni. Cambio gioco perché sennò vado avanti solo con questo e poi vi annoiate che guardate solo questo. Vi faccio vedere quello dove le si dà da mangiare perché mi piace un sacco dare da mangiare a Starlily. Vedete come è messa Starlily, no? Alla destra dell'iPad. In questo momento, ecco qua, c'è il frutteto. Il dito mi indica di toccare qua. Appena tocco, escono fuori tutta la frutta e poi la lancio a Starlily. E lei mangia. Più tocco e più esce frutta. Limoni, fragole. Ecco, vedete, mi indica che devo toccare l'unicorno. Ecco. Adesso c'è un sacco di frutta. Wow, un mega frutto, ecco! Abbiamo vinto una tazza da appendere sull'albero. Adesso vi faccio vedere, andiamo all'albero. Chiaramente io ci ho già giocato, quindi ho già tanti. Vediamo. Ho già tante accessori, è un albero accessoriato. Guardate che carino, anche il cuoricino. No, è proprio fatta veramente, veramente bene. Andiamo sull'albero dei desideri. Ecco qua il nostro albero. Allora, qui ci sono tutte le cose che abbiamo trovato, basta toccarle per metterle sull'albero. C'è un nido, eccoli, mi ha messo il nido degli uccellini. Ecco, mettiamo un po' di cristalli, un po' di cuoricini. Voi potete scegliere all'interno della banda praticamente quale decorazione andare a mettere. Mettiamo un po' di orologio cucù, dei funghettini. E così andate avanti a giocare. È un gioco che ai bambini piace tantissimo, veramente molto 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 carino, soprattutto perché appunto è interattivo. Vedete che Starlily si continua a muovere. Chiudiamo l'albero.
E poi è bello il fatto che comunque l'unicorno si illumina a seconda di quello che tu fai. Quindi nell'iPad c'è proprio scritto tocca l'unicorno. Non so se l'avete visto, che mentre usciva scritto io la toccavo. Ecco, adesso ha fame, quindi mi indica che ha fame. E così si va avanti. Chiaramente più si gioca e più gli schermi vanno avanti. Noi abbiamo giocato, però non tantissimo perché ce l'abbiamo da poco. Ecco, io dico che l'Hasbro ha fatto veramente ha avuto un'idea geniale perché Star Lily è veramente un gioco molto molto carino che piacerà sicuramente alle vostre bimbe e secondo me è un regalo che diretto dopo questo video va sulla letterina a Babbo Natale. Ciao ciao!